Ananasi, presidente regionale del Comitato Paralimpico Italiano, l'opinione pubblica piemontese ormai lo sport disabili nelle discipline invernali lo conosce molto bene. Questa è l'occasione per far sapere a tutti che il disabile può fare sport 12 mesi all'anno con queste discipline così affascinanti, no? Ma certo, in un anno poi come questo particolarmente importante, perché a settembre avremo le Paralimpiadi a Pechino, dopo le Olimpiadi, come è successo a Torino, ci saranno le Paralimpiadi, è importante far conoscere anche gli sport estivi. Certamente il tennis ha una bella tradizione in Piemonte, ha una bella tradizione a Torino, l'anno scorso abbiamo già fatto questi campionati italiani indoor e poi c'è il tradizionale trofeo della Mole, che ha molto successo, un trofeo internazionale molto bello, quindi del tennis stiamo andando bene, ma quello che più conta è il numero di atleti che ogni anno aumenta in tutte le manifestazioni, quindi questo non solo in Piemonte evidentemente, non solo nella provincia di Torino, però è una grande soddisfazione e sono veramente praticamente tutti gli sport paralimpici che sono 19 le discipline paralimpiche estive e sono praticate in Piemonte quasi tutte, compreso la vela. È cambiata in questi anni la percezione dello sportivo disabile da parte dell'opinione pubblica? Voi avete percepito questo cambiamento? Noi l'abbiamo percepito, questo è evidentemente merito della disinvoltura dei nostri atleti. I nostri atleti sono veramente disinvolti, sono sereni, tranquilli di quello che fanno, evidentemente con tutte le difficoltà che lo sport per una persona che ha subito un incidente, che ha avuto un trauma, che ha quindi delle conseguenze fisiche può avere, però se li vediamo in loro una grandissima serenità, una grandissima voglia di fare sport, di vivere, di girare il mondo, anche perché lo sport ha anche questo particolare. E in questi giorni per esempio alcuni grandi atleti, grandi tennisti italiani sono assenti proprio perché ancora in giro a cercare punti per le Paralimpiadi di Pechino.